Eccellenza, questa mattina è stata davvero speciale, anche lei è apparso particolarmente emozionato. Beh, sicuramente la giornata di oggi è di quelle che coinvolgono anche un po' emotivamente, certamente, perché vedere ragazzi, anche adulti, di origini diverse, di diverse nazioni del mondo, che poi si scambiano il dono del pane, il dono di ciò che è il nutrimento quotidiano, fatto secondo le forme tipiche di ciascuna etnia, di ciascuna cultura. E scambiarlo perché diventi nutrimento comune, questo è sempre qualcosa che coinvolge. E d'altra parte è la 14ª edizione di questa festa del pane, sono davvero grato alle scuole che la realizzano perché sono come proiettate, possiamo dire, quasi verso un mondo nuovo, un mondo capace di includere nella distinzione, di riconoscere le diversità di ciascuno e di poterle però mettere in dialogo tra di loro. I ragazzi oggi nel citare Bob Dylan hanno lanciato un messaggio chiaro: la risposta soffia nel vento e la risposta si chiama pace. Ma riuscirà questo anelito di pace a raggiungere le tante, troppe terre martoriate dalla guerra? E questo purtroppo, diciamo, ci riporta al discorso di questi giorni delle guerre in corso nel mondo, che sono quelle certamente all'attenzione di tutti, come la guerra in Ucraina, come le altre guerre cosiddette dimenticate, che sono in parti che sembrano meno interessare in genere l'opinione pubblica. Insomma, sì, la risposta è nel vento, diceva Bob Dylan. È come dire, cioè che quest'aria che soffia, che porta vita, che deve poter portare vita e che è capace di cambiare la realtà del mondo, insomma, porta il mare come dire, a erodere le montagne, porta in qualche modo ogni realtà a diventare una possibile strada di cammino e quindi di incontro, di dialogo tra gli esseri umani. È ciò che ci auguriamo di cuore. Credo che si possa dire con molta serenità che nessuno più oggi può pensare di aver bisogno di mettere tra sé e gli altri un pezzo di terra perché questo lo possa difendere. Sono, diciamo, logiche, del passato, ampiamente superate dalla possibilità di comunicazione che oggi viviamo a tutti i livelli, ampiamente superate dalla velocità dei trasferimenti delle persone, insomma, e questo ci dice davvero che solo la possibilità di conoscere le distinzioni, di rispettare la distinzione, la diversità di ciascuno e aprendosi al dialogo può essere fonte di pace e di vita per tutti. Dottoressa Zumbolo, in questi giorni si respira un'esile aria di libertà ancora tutta da riconquistare, ma oggi l'emozione di tutti era palpabile. Le chiedo che sensazioni ha provato nel riproporre questo appuntamento, la festa del pane, giunta alla 14ª edizione, dopo qualche anno di pausa forzata, segnata da grandi sacrifici e sofferenze per tutto il mondo. Credo che l'emozione sia stata proprio visibile perché in genere diciamo che riesco a tenere meglio, invece mi sono tradita proprio perché il colpo d'occhio era fantastico da qui e poi perché l'ultimo stand, quello degli ucraini, mi ha proprio toccato perché effettivamente ho visto nei loro occhi uno smarrimento che praticamente mi ha fatto chiedere anche se fosse giusto averli qua, perché probabilmente loro non vogliono parlare di loro, me ne sono accorta già in altre manifestazioni. Però la festa del pane è il nostro momento identitario più forte, è nato su questo territorio per la voglia e il desiderio di essere comunità che al di là della tolleranza esprimesse qualcosa di più, crescesse insieme, creasse dei presupposti per una convivenza ormai, diciamo, multietnica sul territorio e quindi ci appartiene davvero perché poi è andata oltre anche no, ogni nostro auspicio, cioè proprio ha creato consolidato, portato
praticamente dei valori comuni, dei progetti che vogliamo onorare insieme all'IMAM, insieme alla chiesa locale, territoriale poi, perché poi è andata anche un po' al di fuori e si vede, di San Marcellino. Ci siamo cercate le direzioni didattiche, le scuole che hanno più presenze di alunni musulmani, ma di alunni stranieri in genere, proprio perché crediamo nella costruzione di un pensiero del territorio che possa arginare ogni forma di razzismo che è sempre imperante, serpeggia, e quindi ci crediamo, ecco perché. Veramente era una bellissima iniziativa oggi, Festa del Pane, in un tempo proprio eccezionale e un momento storico un po' critico, dove noi abbiamo bisogno proprio di proteggere il nostro pane, proprio minacciato da questa guerra che sta succedendo in un mondo e proprio dove si produce, c'è la produzione più grande del grano nel mondo. Il nostro pane oggi che lo festeggiamo con gioia, vedendo i bambini che lo scambiano, vedendo la gente, proprio gli adulti che hanno già preparato e hanno scambiato il pane tra di loro. Un segno e un segnale che noi veramente vogliamo arrivare a una vita migliore e superare questo momento critico con l'aiuto di tutti quanti e la collaborazione di tutti quanti. Se tutti ci coinvolgiamo che il pane è un rischio, questa festa ci chiama per proteggere il pane e proteggere a noi stessi, musulmani, cristiani, ebrei e tutti quanti insieme, per un futuro migliore e un pane veramente protetto e buon pane. Don Peppino, il pane è segno di condivisione e unità dei popoli. Oggi però questa armonia sembra fortemente a rischio, minacciata dagli eventi bellici. Cosa possiamo fare noi cristiani per far sì che si riprenda a seminare buon grano? È da 15 anni abbiamo questo evento straordinario di incontro tra piccoli e grandi, tra scuole, feste dei popoli, chiesa, come segno di che cosa? Di questo nostro momento importante di fraternità che vogliamo vivere, e dall'altra parte l'auspicio che veramente questo momento così duro che stiamo vivendo, dove non solo in Ucraina ma in tanti altri del mondo si vive la guerra, il pane, allora il pane che condivisione, fraternità, amicizia dei popoli, oggi vuol dire ad alta voce: facciamo la pace, viviamo la pace, viviamo il diritto alla vita, il diritto alla pace, a stare bene insieme. Tutti i popoli hanno bisogno di questo. Purtroppo, con grande rammarico, viviamo questo sottotono particolarmente forte, difficile in questo momento, ma abbiamo il compito di alzare la pace come Chiesa, come scuola, come Stato italiano, come Europa, di dire ad alta voce che chi sta sbagliando deve tornare indietro, rimettere le armi sottoterra, seppellirle, perché possiamo veramente far emergere l'amore, la pace, la fratellanza, la gioia e la condivisione. Grazie.